Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ci siamo, sono emozionatissima. Abbiamo qui Ron Moss, welcome. Thank you. Wonderful to be here. Yeah, you are in welcome back in Sanremo. Ben ritrovato a Sanremo. We were in San Remo many years ago. Siamo stati just qui tanti for a anni few fa, moments. Per pochissimi minuti. Just to walk and get a feeling for the streets. Siamo stati insomma camminando per la strada con la gente. It was not for the festival. E non era per il festival, naturalmente. We were shooting an episode of Beautiful. Hanno registrato un episodio di Beautiful in Monaco. Monaco in France. Yes, a Monaco hanno registrato, quindi nel Principato di Monaco, questo episodio. So we did a day trip to San Remo just to see it. Allora, finalmente è qui per vedere realmente Sanremo. Because the music is in the air. Perché la musica è nell'aria a Sanremo. It's in the air now for the music festival, 69 years. Eh sì, per questo 69esimo festival. It's very, very unusual for the festival because you choose an artist and a new song. That's very unusual. È inusuale, comunque, what about unusual? Because usually you just go for the artist. Ah, ok, perché noi comunque si va, insomma, in questo festival per gli artisti. You're introducing a new song. E perché presentano nuove canzoni. That's a very unusual thing. È inusuale, perché di solito nei festival americani are old song, maybe, and concert for festival, American festival. Well, a lot of the songs that come out of San Remo are used by many artists from then on. Perché naturalmente da Sanremo presentano I pezzi e vanno avanti con la loro carriera. Right. In the end of February, alla fine di febbraio, there is your new single, ci sarà il tuo nuovo single. Yes. What about it? Could you explain something? Ci puoi spiegare qualcosa? It is going to be my tribute to tributo the music of Italy. Della musica italiana. And my love affair with Italy, it's going to be part of my tour. Allora, quindi questo amore incredibile per l'Italia farà parte del mio tour. We're going to call it the US meets Italia. Che si chiamerà questo tour gli Stati Uniti, USA, and it's incontrano l'Italia. My gift to Italy based on the love. Allora, il mio regalo per l'Italia, insomma, è basato sull'amore. The love that I have experienced from Italy for the last 30 anni. Quell'amore che lui ha ricevuto dall'Italia degli ultimi 30 anni, perché so because Italia gift. Love you. It's a gift that I want to give to Italy. Quindi è un regalo quest'amore, questo affetto che noi abbiamo avuto da tanti anni per lui che lui vuole ricambiare con questo tour. And while we're on gifts, I also have a plan where we're in pre-production for a new movie. Allora anche avrà una nuova produzione cinematografica. That we and some friends have written and we're going to produce it and we're going to produce it in Puglia. Oh, allora ha scritto lui con una serie di collaboratori una stesura di questo nuovo film che verrà registrato in Puglia. Where in Puglia? Where? Dove? It'll be probably Faisano and around Faisano. Attorno a Fasano, no scusate, io conosco benissimo Ostuni, Fasano, Savelletri, yes. What a lovely place, è un yes. posto meraviglioso. What about this movie, the theme, di che cosa it's parlerà? It's a very cute theme, I do not want to give it away, but I think it's going to be very, very loved by the people of Italy. Sarà molto amato, non mi puoi chiedere troppo, non ti posso svelare troppo, però sarà molto amato dal popolo italiano. I will play an American. Reciterà in americano. Who comes in inglese to Puglia? Ah, un americano che arriva in Puglia. And gets involved in a lot of trouble. Ed è coinvolto in un sacco di problematiche. Trouble of heart, love or something. Both. Ah, anche problematiche, questioni di cuore. But we're looking forward to being able to film for at least a month and a half in Puglia. E quindi saranno un mese e mezzo in Puglia proprio per fare questo nuovo film. And then you're beginning your new tour in Italy. Inizierà il tuo nuovo tour dopo questo film? Yes, the whole summer we'll be in tour throughout Italy. Quindi tutta l'estate 2019 Ron sarà in giro per l'Italia June, proprio per July, questo tour. August. Quindi giugno, luglio, agosto. Sì.
And what about your new tour? Which kind of music you're gonna It'll play? Be music that's very close to me. La musica sarà molto vicina alla sua music essenza. Music I grew up with. Con la quale lui è cresciuto. Music I've always loved. Parlerà d'amore. And I'm going to be doing several Italian songs. E anche delle canzoni italiane. I'm learning them now in Italian. Stai imparando in italiano. In Italian, yes. Maybe I know. Dimmi quando tu verrai. Quando. Ah, ok, quindi farà dei tributi naturalmente anche con questa canzone, che so che quando sarà il singolo, insomma, che uscirà a fine febbraio, quando the end of February is coming up. Yes. quando. But just in a western and country version, okay? We're doing a country western version. Allora, because that's my youth. Lo sapete che comunque Ron è cresciuto con la musica country, ama tantissimo il western, quindi a fine febbraio uscirà questa versione nuova di quando, questo successo incredibile conosciuto in tutto il mondo, nella versione western country. So, I know that you are, after Sanremo, dopo Sanremo, you're going in Australia? Andrai in Australia? I've done several performances in Australia before. Years back. Okay. Quindi lui sarà là, farà diversi live, sezioni live in alcuni club e poi ritornerà. This will be my fifth tour there. È il suo quinto tour là. And it's different. It's only me and one other person. C'è cioè lui e un'altra persona, play guitar. Very unplugged. Un altro chitarrista. Very unplugged, yes. But in Italy we're going to have a full show. E invece in Italia ci sarà il suo tour con tutti i musicisti, quindi un show completo. With a complete band, all the sound, all the bells and whistles, everything. Quindi con tutti gli strumenti, tutti i musicisti sul palco. It's going to be the biggest show that I personally have ever done. Quindi praticamente il suo tour basico con due chitarre e voce sarà ampliato, insomma, una band vera e propria. I know that you love Italy a lot. So che tu ami l'Italia tantissimo. I've been to Italy hundreds and hundreds of times. È venuto centinaia e centinaia di volte. More than any other country, because I do have a love for Italy. I can only explain that it's everything that you mentioned: the people, the food, the atmosphere, allora, the history. Allora, lui è venuto qua centinaia di volte, è venuto in Italia più volte rispetto agli altri paesi e tutti i nostri cliché, il cibo, la gente, la storia, la passione, insomma, l'hanno affascinato tantissimo. But it's also a love affair that we've had between the Italians and me. They've been very accepting and very passionate about what I have done, and I appreciate that very much. I'm in much gratitude. Quindi lui è molto grato della passione che noi italiani abbiamo per lui e questo scambio, insomma, d'amore lui lo sente tantissimo e quindi ci tiene a riceverlo e poi a ridarlo. So I can play a joke with you. Posso scherzare con te? Depends on the joke. How far do you want to go? So you are rich. Tu sei rich, you know. I just like blonde, just like Brooke. Sono un pochino bionda, non proprio come Brooke. You're blonde. I'm Ridge right now. Okay. So you're Brooke right now. Yeah. So we're going back to that. Or... Yeah. Okay. Just give me your hand. Okay, dammi la mano. We are in Sanremo, where there is a great beach and the sand. Siamo a Sanremo beach. Dove c'è una spiaggia, insomma. I was married many times on e si è sposato beach. Tante volte sulla spiaggia. So, what does that mean? So rich. Would you marry me? Brooke is now proposing to Ridge. I'm a new Brooke. Cioè, Brooke non l'avrebbe mai fatto. Gli ho detto, io sono una nuova Brooke. Well, let me consider this. Let me okay, see the ring. Okay, it's your. It's your. Fammi vedere l'anello. Dipende. So beautiful the ring. È bellissimo l'anello. It's got a king. C'è un re. A king of hearts. Un re di cuori. King of hearts. Probably can't get a close up of that. Si può vedere comunque un bellissimo anello con un re di cuori. So I'd have to give you a ring that's the queen of hearts, right? Yeah, I just have it. You Infatti already have dovrei it? Regalare comunque un anello con una regina di cuori. You just happen to have Ce l'ho it già. On. Yeah. Oh, and it has a little diamond on it already. Sì, how convenient. C'è un anello con il diamante addosso.
Okay, what are we waiting for? Che cosa aspettiamo? Let's go! Okay. Okay, you, andiamo! Since you, you proposed first, you got it. Allora, io sono... Where do we go on our honeymoon? I don't know. Dove andiamo in luna di miele? In Sardinia. Australia? We go? In Australia? That's a long ways to go. Let's pick something closer. In Naples, costiera amalfitana. How about Sardinia? Ah, okay. Andiamo in viaggio di nozze in Sardegna a Capri. Yeah. We're done. Okay. So, thank you so much. Hold, wait, wait. You have to finish. The... Ah, devo finire. Lo devo sposare. Aspetta, aspetta, sono emozionata. She's shaking. Look at her hands. Ah, I'm shaking. Sto tremando. Scusate, non capita tutti i giorni di sposare And Ridge. It fits. It fits, so effectively we're married now. We are married. We're married. Forever. Not just like Brooke. Siamo per sempre sposati, non come Brooke, ok? Kiss. Mwah. Baci. Thank you so much to Ron Moss, Ridge, insomma, che ha scherzato tantissimo. E scusate, adesso sono sposata con Ridge. Ciao a tutti, ciao! Ciao, grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.